E qui parliamo della nostra piattaforma web. È una piattaforma multiservice. Tramite la piattaforma multiservice possiamo andare ad acquistare una serie di soluzioni offerte da Namiral, tra cui parliamo di fatturazione elettronica. Parlando di fatturazione elettronica, ci troviamo nella possibilità di gestire quali professionisti l'intero processo, come già ribadito più volte, e quindi potremmo andare a generare direttamente una fattura, a trasmetterla e a vedere, adesso andiamo a vedere operativamente come fare. Ipotizziamo di avere la nostra azienda attiva, quindi abbiamo già eseguito la procedura di registrazione, che è una procedura guidata, effettuata direttamente tramite l'applicativo, che vi porterà alla sottoscrizione contrattuale, quindi una volta attivata e terminata la procedura sarete autonomi nell'elaborazione della fattura. Si andrà semplicemente a selezionare l'azienda, la nostra ditta, e andare a cliccare su Nuova fattura. Da qui ci si presenta questa schermata. Da qui possiamo andare a compilare manualmente una fattura, a caricare un file XML, qualora, come dicevamo, abbiamo già un gestionale che ci elabora l'XML, e quindi semplicemente facendo un upload del file la fattura verrà trasmessa, oppure portare in conservazione le fatture del GSE, le fatture trasmesse tramite PEC, piuttosto che le fatture ricevute nella nostra PEC, perché ipotizziamo erroneamente ci viene consegnata una fattura nella PEC, dobbiamo adempiere all'obbligo di conservazione. E quindi potremo portarla, caricarla nell'applicativo al fine di adempiere all'obbligo di conservazione. Andiamo quindi a compilare una fattura. Cliccando su Crea fattura ci si apre questa maschera. Nella struttura d'albero sulla nostra sinistra andiamo a vedere quali sono i campi che compongono la nostra fattura. Trattando di professionisti molto probabilmente alcuni campi non dovranno essere compilati, mi immagino dati di trasporto piuttosto che relativi ai dati relativi a sconti se ci sono se non ci sono sconti. La fattura comunque presenta questa struttura. I nostri dati sono già registrati, quindi non dobbiamo andarli a definire perché sono già presenti. Cosa dobbiamo fare? Al primo inserimento della prima fattura siamo obbligati a scegliere, e dove lo vediamo, torno un attimo indietro, che siamo obbligati dal fatto che si evidenzia, sono campi obbligatori, scorro un attimo velocemente, sono evidenziati in arancione, quindi in colore contraddistinto rispetto agli altri. Scegliamo il nostro regime fiscale, siamo in regime ordinario. L'abbiamo scelto e clicchiamo su conferma. Seguiamo i nostri dati anagrafici, la nostra sede è compilata e quindi possiamo proseguire. Possiamo proseguire nel primo campo obbligatorio, che è il campo del nostro cessionario committente, quindi del soggetto, del destinatario della nostra fattura. Se andiamo a selezionare la scelta, il sistema ci apre un menu a tendina con tre possibilità di emissione fattura. Possiamo inviare a chi? Ad un titolare di partita IVA, ad una pubblica amministrazione e ad un consumatore finale, quindi a colui che ha soltanto codice fiscale. L'ipotesi a scelta della pubblica amministrazione ci facilita, perlomeno in un primo momento, la compilazione. Perché? Perché semplicemente inserendo il codice destinatario di una pubblica amministrazione, in automatico mi vengono preposti, compilati tutti i dati. Ipotizziamo di averlo già inviato dalla funzione scegli preferiti, anzi mi rimane in memoria. E quindi vedo che in automatico, semplicemente inserendo questo riferimento, mi ha precompilato i dati del soggetto cui devo inviare fattura, compreso anche la sede. Se volessimo inviare invece fattura ad un privato, quello di cui stiamo trattando oggi, possiamo, come abbiamo detto prima, inviarla o tramite codice destinatario o tramite PEC. Quindi, se inseriamo codice destinatario, ci sarà necessario inserire il codice che ci è stato comunicato e quindi che dobbiamo andare ad inserire nella fattura. A differenza, quindi è un codice alfanumerico di
7 caratteri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caratteri. Vediamo che a differenza della compilazione di pubblica amministrazione non troviamo di default la compilazione dei dati. Se avessimo già inviato una fattura, quindi come dicevamo, codice destinatario, oppure se il soggetto non mi ha comunicato il codice destinatario e mi ha comunicato la PEC, vado ad indicare la PEC. Stesso vale per quanto detto, quindi automaticamente non mi compila i campi. La prima volta sarò obbligata a compilare i dati anagrafici del soggetto a cui invio fattura. Ipotizziamo invece di aver già trasmesso una fattura e quindi abbiamo già il sistema ha memorizzato i dati, quindi semplicemente mettendo la partita IVA, anzi, scusate, semplicemente compilando questo campo, quindi il codice fiscale, in automatico, mettendo quindi il codice fiscale in automatico, o la partita IVA in questo caso, in automatico mi va a ricompilare in maniera autonoma il codice destinatario, la ragione sociale, codice fiscale, partita IVA e sede. Allo stesso modo possiamo fare per l'invio ad un consumatore finale, quindi ad un soggetto che non ha partita IVA. Abbiamo già inviato la fattura a questo signore, a questo soggetto, e quindi è sufficiente andare ad inserire il codice fiscale affinché in automatico mi riporti tutti i dati. In automatico mi ha riconosciuto questo codice fiscale e compilato la denominazione, quindi nome e cognome del consumatore finale a cui devo fa mettere fattura. Prestiamo un secondo di attenzione al servizio email per avvisi. Questo indirizzo è una mail ordinaria che soprattutto è utile per i consumatori finali, quindi al privato cittadino a cui abbiamo effettuato una prestazione, immaginiamo un lavoro di ristrutturazione. Qualora non avessimo dato copia cartacea, quindi un anticipo della fattura originaria che viene trasmessa al sistema di interscambio, al momento in cui andiamo ad inviare il file XML al sistema di interscambio, contestualmente viene trasmessa, inviata una mail contenente il PDF della fattura al nostro privato cittadino, all'indirizzo mail che andiamo ad indicare. Quindi abbiamo i dati anagrafici del soggetto a cui possiamo inviare fattura. Andiamo poi nella parte successiva che il sistema ci evidenzia. Parliamo del tipo di documento, quindi abbiamo possibilità di scelta tra fattura, tra parcella, nota di credito, acconto. Mettiamo fattura. Inseriamo i dati della fattura, quindi abbiamo inserito una fattura, inseriamo il numero, inseriamo la data della fattura. Se con il cursore ci posizioniamo in ogni parte del documento, il sistema ci suggerisce cosa devo andare ad inserire, come compilarla la fattura. E quindi mi suggerisce che nel totale del documento dovrò indicare l'importo lordo. Vi faccio vedere come, tramite alcune funzioni del programma, possiamo andare a compilare. Alcune voci ce le compila direttamente il sistema, quindi totale documento lo lasciamo vuoto perché ce lo compila il programma. Andiamo invece a scrivere la causale della fattura e quindi scriviamo che è la nostra prestazione professionale. E quindi la copiamo perché ci servirà inserirlo in un altro campo. Fattura soggetta ritenuta e al sistema glielo dobbiamo dire che è soggetta ritenuta e quindi che è una ritenuta persone fisiche, che è un'aliquota al 20% e la causale di pagamento è prestazioni di lavoro autonomo rientranti nelle arti e professioni. Non abbiamo inserito anche qui nessun importo, scorriamo, la fattura non c'è il bollo, se ci fossero degli stati di avanzamento, dei SAL, li possiamo andare ad evidenziare. Cassa previdenziale, dobbiamo andare a scegliere la nostra tipologia di cassa, inseriamo la cassa di geometri, ingegneri, clicchiamo su conferma, indichiamo la percentuale della cassa, l'aliquota,
non mettiamo il flag su ritenuta perché qui non si calcola la ritenuta d'acconto, andiamo a cliccare su indietro conferma dati, anche qui non ho inserito importi. Ora è arrivato il punto in cui vado ad inserirlo l'importo della fattura, quindi quant'è incollo, quanto ho memorizzato, quanto è la mia prestazione professionale e vado ad inserire l'importo delle mie competenze esclusa la cassa, selezionando l'aliquota al 22 e mettendo il flag sulla ritenuta d'acconto, cliccando su indietro conferma dati. Questo è l'unico campo in cui inserisco gli importi. Ipotizziamo di avere una spesa anticipata non soggetta ad IVA. Scriviamo spesa anticipata, mettiamo l'importo di 50 euro. Avevamo detto che non è soggetta ad IVA, quindi il campo aliquota non va compilato, bensì va compilata a natura operazione, scrivendo ex articolo 15. Diamo il nostro conferma dati e andiamo ad abilitare i dati di pagamento. Cliccando su compilata, clicca per aggiungere un pagamento, campi obbligatori, pagamento completo, modalità, bonifico, assegno, RID, tutte le informazioni per cui possiamo inserire il pagamento. L'IBAN non è un dato obbligatorio, volendo possiamo inserirlo, anzi solitamente andrebbe inserito, ma essendo qua in dimostrazione, visto che se è sbagliato il sistema me lo evidenzia, non lo compilo. Clicco su indietro conferma dati. Se faccio verifica, il sistema, come vi dicevo, rimanda una serie anzi, due errori e tre avvertimenti. Quindi mi evidenzia che, ad esempio, non ho compilato il riepilogo dell'IVA, che nella cassa previdenziale non ho inserito alcun importo e quindi mi rimanda a degli errori che verranno risolti direttamente dall'applicativo cliccando su Calcola. Perché dove non ho inserito nulla, quindi ritenuta, cassa, IVA, totale documento, il sistema in maniera autonoma mi va cliccando su Calcola a calcolare appunto. Abbiamo infatti il nostro totale lordo che risulterà di essere di 1300 18,80 mi calcola la ritenuta, nonché la cassa previdenziale e mi va ad aggiungere le due righe di IVA, la prima ex articolo 15 dell'importo di 50 euro e la seconda con l'imponibile con l'imposta. Entrando nella matita, nei dati di pagamento trovo il mio netto a pagare, che è questa cifra qua. Ora sono cliccando su verifica posso andare a rivederla la fattura. C'è rimasto un avvertimento e mi dice castelletto IVA, normativa di riferimento obbligatoria. Facendo clic sulla segnalazione, abbasso il menu a tendina, mi riporta all'avvertimento. Posso scrivere l'articolo 15 trattandosi di spese. Cliccando di nuovo su verifica, il sistema mi dà la possibilità di cliccare su rendi completa. Confermi la chiusura, ok. Non la voglio inviare perché magari prima voglio vederla e quindi clicco su annulla. Cliccando su vedi fattura posso vedere sia la versione ministeriale, quindi questo documento, piuttosto che andare a vedere la versione semplificata, che è una versione più vicina alle fatture che siamo abituati a gestire. E ovviamente posso scaricare il file PDF della fattura prima di trasmetterla, ma potremo farlo anche successivamente. Ho controllato gli importi della fattura sono corretti, clicco su chiudi, vado a cliccare su invia, tramite il pulsante utilizza mi va a trasmettere direttamente la fattura. Ipotizziamo di averla inviata. Da qui rivedremo l'elenco della fattura trasmessa. Ci accorgiamo, anzi, ci contatta il destinatario della fattura e ci dice che la fattura è sbagliata. Dobbiamo andarla a rinviare. Come facciamo? Abbiamo già detto che dobbiamo emettere una nota di credito e rinviare la fattura con la numerazione progressiva. Andiamo ad inviare una nota di credito, prima cosa. Clicchiamo su duplica documento. Tipo di documento da creare, clicchiamo su scegli, trasforma in nota di credito. Clicchiamo di nuovo su duplica. Mi dice in caso di storno parziale ti consigliamo di farla ex novo. Se
Se invece è uno storno totale, clicca su avanti. Clicchiamo su avanti. Mi ridà esattamente gli stessi dati. Mi ha cambiato cosa? Tipo di documento. Stiamo parlando di una nota di credito. Andremo a scrivere il numero della nota di credito. La data manteniamo quella odierna. Nei dati generali troviamo storno totale fattura 1E del 6/12. Non dobbiamo andare ad inserire i dati in negativo, perché si evince dalla tipologia del documento che è una fattura, che è un documento, appunto, che è una nota di credito che storna, che annulla totalmente una fattura già trasmessa. Abbiamo inserito solo il numero. Se clicco su verifica, non ho segnalazioni e la vado direttamente ad inviare, cliccando su rendi completa, come ho fatto in precedenza. Annulla perché la vogliamo rivedere, andando a cliccare su vedi, la rivediamo, altrimenti andiamo ad inviarla. E quindi la fattura viene nuovamente inviata, anzi la nota di credito, scusate. Ora abbiamo la fattura 1E, lo vediamo qua nel riepilogo, la nota di credito 1NC e dobbiamo rinviarla la fattura 1E con le correzioni che ci hanno richiesto di fare. Andiamo a prendere sempre la fattura originaria, quindi la 1E, ci clicchiamo sopra, facciamo duplica documento. A questo punto non più trasforma di credito, nota di credito perché l'abbiamo già emessa la nota di credito. Clicchiamo su mantieni tipo di documento e duplica documento. Anche qui riabbiamo tutto, ad eccezione del numero che sarà la 2 barra E. La data manteniamo e andiamo a fare la variazione che ci è stata richiesta. Cosa ci è stato richiesto? L'imponibile concordato non era di 1000, bensì di 800, e quindi andiamo a cambiare l'unico importo necessario da variare, prestazioni professionali in beni e servizi. Clicchiamo su sulla matita, andiamo a variare l'importo inserendo 800, indietro conferma dati. Oltre agli 800 anche le spese anticipate documentate, ipotizziamo non siano di 50 ma di 25, le modifichiamo anche queste, clicchiamo su indietro conferma dati. Facciamo un salvataggio parziale di quanto delle modifiche fatte. Infatti il sistema si accorge che io ho cambiato i dati e quindi mi dà degli errori. Li vado nei calcoli, mi dà degli errori e quindi li devo correggere. Clicco su calcola fattura, la fattura mi ricalcola tutto ciò in base ai due valori variati. Infatti vedrò che il totale documento è stato modificato in base agli 800 euro e 25. Abbiamo anche la ritenuta d'acconto che è stata variata e quindi facciamo un ultimo controllo anche nei dati di pagamento. Abbiamo visto che anche qui la cifra è stata modificata correttamente. Andiamo a fare verifica, non abbiamo segnalazioni. Rendi completa, confermi la chiusura, ok. La vogliamo andare a rivedere anche qua perché visto che ce l'hanno già scartata, la ricontrolliamo un'ultima volta. Se ci è più facile, guardiamo la versione semplificata e quindi andiamo a vedere che gli 800 sono stati inseriti correttamente, i 25, quindi abbiamo un totale lordo di 1040 e un totale netto di 880. Ora siamo certi che la fattura è corretta e provvediamo a cliccare su invia e a trasmettere la fattura cliccando su utilizza la fattura. Le fatture sono state quindi emesse, abbiamo visto come gestire una compilazione da capo, quindi una nuova compilazione di fattura, partire da una compilazione di una nota di credito, semplicemente inserendo il numero della nota di credito e il documento viene trasmesso, passando poi per la compilazione di una fattura da una duplicazione inserendo soltanto l'importo relativo ad una andando a variare soltanto una cifra, che è quella delle prestazioni. Il sistema in maniera automatica ci va a calcolare il resto della fattura. Abbiamo inviato la nostra fattura. Le possiamo sempre andare a rivedere cliccando nel martello e quindi possiamo rivedere l'XML e il PDF cliccando su vedi. Eccolo qua. Possiamo andare a vedere direttamente il PDF, riscaricarlo qualora non l'avessimo scaricato in precedenza, eccolo qua nelle cartelle, piuttosto che andare
chiudere l'anteprima, andare a scaricare direttamente il file XML. Cosa potrebbe essere il file XML? Ve lo faccio vedere. Ah, ok. Il file XML potrebbe essere utile perché? Potrebbe essere utile soprattutto per inviarlo al commercialista, affinché questi lo possa contabilizzare direttamente nel proprio programma gestionale. Si scarica e si invia, oppure c'è la funzione di condividi. Cliccando su questa sezione posso inserire un indirizzo mail e far sì che la fattura venga trasmessa all'indirizzo mail evidenziato. Quindi scrivo l'indirizzo, clicco su invia e la fattura viene inviata all'indirizzo mail dedicato, viene inviato il PDF piuttosto che direttamente l'XML. Quindi il commercialista può anche avere il nostro documento quasi in tempo reale dal momento in cui ho inviato la fattura. E quindi qua chiudiamo il ciclo delle fatture elettroniche attive. Il sistema, come dicevo, permette anche la ricezione delle fatture. E come possiamo ricevere le vostre fatture? La Miriel vi assegna un codice destinatario. Si potrà andare semplicemente a cliccare su attiva passive, vi diamo alcune indicazioni su cos'è il codice destinatario, come poter effettuare la preregistrazione dell'indirizzo telematico sul canale dell'Agenzia delle Entrate. Vi chiediamo una conferma dei dati anagrafici. E in maniera automatica vi comunichiamo il codice passive. Cliccando su codice passive, in qualsiasi momento voi siete a conoscenza del codice, del vostro codice che dovete andare a comunicare a tutti i fornitori. Tramite questo codice voi riceverete le fatture. E dove le riceverete? Le riceverete, quando su esci, le riceveremo direttamente dal pannello, selezionando l'azienda e cliccando su vista per passive in questa icona. Abbiamo la nostra fattura ricevuta. Cliccando nella lente possiamo vederla perché giustamente leggere l'XML, come abbiamo visto, è abbastanza difficile, quindi dobbiamo avere una visione a noi familiare per poter riconoscere se è una fattura corretta oppure è necessario chiedere una nota di credito. E andare quindi a chiudere o scaricare l'XML sempre per la stessa ragione. Così che il nostro commercialista possa contabilizzare il documento facilmente senza dover andare a riscrivere come in precedenza la fattura. Quindi abbiamo visto che possiamo gestire dall'unico pannello fatture elettroniche attive, fatture elettroniche passive. Da qui siamo in grado anche di vedere l'ultimo aspetto che è la conservazione. La Miriel va a conservare in maniera automatica le fatture da voi emesse e da voi ricevute. Ovviamente è un processo di cui voi non ne siete consci, non lo vedete operativamente come si fa, perché non dovete far nulla, non andate a caricare i documenti, non dovete scaricarli, ma in maniera automatica la Miriel va a conservare le vostre fatture. Cliccando nel martelletto siamo in grado di cliccare su aggiorna ricevute e conservazione e vedere lo stato di avanzamento della conservazione delle fatture. Ora vediamo una serie di no. Una serie di no perché? Perché la nostra fattura è stata emessa il giorno 6, quando la Miriel porta in conservazione. Le fatture vengono portate in conservazione da una Miriel dopo all'incirca 30 giorni l'avvenuta trasmissione, di largo anticipo rispetto alla normativa vigente che prevede un tempo molto più ampio, che sono all'incirca, che è appunto il 31-12 dell'anno successivo rispetto a quello della trasmissione. Quindi fattura inviata oggi, all'atto pratico, quando deve essere conservata? Deve essere conservata entro il 31 dicembre 2019. La Miriel ve la porterà in conservazione a gennaio, quindi siamo assolutamente nei tempi, anzi. E qua potrete vedere l'evolvere della conservazione andando a vedere dei sì. Quindi il 6 gennaio questa fattura avrà tutti i sì. Quindi dall'unico portale siamo in grado di gestire in maniera semplice, veloce e intuitiva il nostro processo di fatturazione elettronica.